Il palco moresco che si erge nel grande piazzale del giardino pubblico Vittorio Emanuele di Caltagirone è tornato al suo originale decoro. Sono stati realizzati su iniziativa dell'amministrazione comunale con fondi comunali gli interventi di restauro e messa in sicurezza. La struttura, in occasione dello svolgimento di eventuali manifestazioni, è già agibile e potrà essere fruita. A darne notizie l'assessore comunale ai lavori pubblici del comune di Caltagirone, Sergio Gruttadauria. Abbiamo fatto degli interventi di restauro, di recupero architettonico e finalmente, come si possono vedere dalle immagini, il palco è stato riaperto e quest'estate la cittadinanza potrà godere di questa bellissima struttura che era sempre utilizzata negli anni passati come luogo per la banda musicale. Contestualmente ai lavori di recupero funzionale e strutturale del palco moresco è stata altresì ripristinata l'antica fontana prospiciente il suddetto bene architettonico. Questo è uno dei primi aspetti che l'amministrazione ha voluto dare alla città, così come la vasca che vediamo qui alle mie spalle, funzionante, con il getto funzionante, con le anatre e con la vegetazione ben curata. Il giardino pubblico di Caltagirone in ogni caso necessiterebbe di interventi mirati che siano finalizzati ad una auspicata operazione di maquillage, sia per la flora sia per i percorsi interni. Ci auguriamo che a breve possa uscire un bando regionale perché noi vorremmo fare una nuova ripavimentazione appunto di quella attuale, sostituirla con una pavimentazione degna di questo luogo, togliere l'asfalto che poco si addice a un giardino, a un polmone verde. Per cui l'attenzione è massima, certamente il personale purtroppo non è più il personale di tanti anni fa, il personale è solamente di alcune decine di dipendenti che oltre a gestire il parco urbano, quello del giardino pubblico, deve gestire tutto il verde della nostra città.